Ma questa Europa è pessima, è nata malissimo, non è vero che è nata da ventotene, è nata come pezzo della guerra fredda, è basata tutta sul primo liberismo, è stata peggiorata dai trattati successivi che sono stati fatti. Oggi direi che è il modello avanzato, praticato, di un modello post-democratico molto pericoloso e di cui direi che ci sono molti allievi, compresi il nostro Renzi. Detto questo, io sono per l'Europa. Pochi giorni fa eravamo a Berlino con Yanis Varoufakis, proprio attorno a un tavolo come questo, durante il lancio di Diem, il movimento per la democratizzazione dell'Europa che Yanis ha lanciato soltanto pochi giorni fa. Oggi siamo a Cosmopolitica, a Roma, nel contesto di un rilancio di un nuovo partito politico di sinistra. Fra le due cose non c'è contraddizione, ma anzi c'è una linea che unisce i due momenti. Pensiamo profondamente che sia impossibile al giorno d'oggi immaginare la costruzione di un nuovo soggetto politico che non si ponga già e fin dal principio la questione della trasformazione dello spazio europeo e la trasformazione delle logiche di governance dell'Unione Europea. Quello che vogliamo fare oggi, anche sfruttando un po' questa situazione particolare in cui siamo, è avere una discussione aperta, franca, molto informale su che cosa significa fare politica a livello europeo e quali dovrebbero essere alcuni dei punti cardine anche di una nuova esperienza partitica, quale quella che si inizia oggi qui a Cosmopolitica per quanto riguarda la capacità di negoziare e trasformare il potere a livello europeo. Presento magari brevemente chi abbiamo attorno al tavolo: Valentino Razzini, rappresentante internazionale della FIOM CGL, che era con noi una settimana fa insieme a Yanis Varoufakis a Berlino; Tommaso Fattori, che guida l'opposizione nel Consiglio regionale della Toscana con Sì, Toscana Sinistra; Lorenzo Zamponi, ricercatore alla Scuola Superiore e attivista del gruppo ACT, che è abbastanza coinvolto in questa kermesse di Cosmopolitica; Luciana Castellina, già più volte europarlamentare, fondatrice del Manifesto, autrice e tante altre cose, nonché una delle prime ospiti alla puntata zero di Talk Real qualche mese fa; e per chiudere Tommaso Visone, ricercatore alla Scuola Sant'Anna di Pisa e attivista del Movimento Federalista Europeo. Valentina, io aprirei con te anche perché eravamo assieme una settimana fa insieme a Varoufakis. Tu che cosa ti senti di rispondere a una persona che, guardandoci, non crede più nell'Europa così come adesso, ma al tempo stesso non è forse neanche attratto da queste sirene del ritorno allo Stato nazionale? Che cosa possiamo dirgli per aprire una terza via, un terzo squarcio fra queste due opzioni? Aiuto. No, aiuto nel senso che mi poni una domanda cosmica, visto che siamo a Cosmopolitica, perché chiaramente, come dire, lo scenario, se possibile, da Berlino oggi si è ulteriormente, non complicato, però come dire, si è ulteriormente evidenziate alcune dinamiche, cioè ovvero da una parte il fatto che l'Europa sta evanescendo dietro a, come dire, no, i muri e barriere che continuano a essere erette, sul fatto che Schengen sta naufragando, sul fatto che da una parte si riesce a discutere del fatto che i trattati sono modificabili, vedi appunto tutta la discussione ieri sul Brexit, no, sul il caso del Regno Unito, ma non si riesce ad andare verso in realtà un processo di democraticizzazione dell'Unione, che poi è alla base anche della discussione che c'era la scorsa settimana con Varoufakis a Berlino. E dall'altra il tema che l'ulteriore rischio, come dire, no, tra i vari piani, che ce ne sia un terzo che non è il nostro, cioè quello quindi della democraticizzazione, del cambiamento e della messa insieme di una coalizione in qualche modo delle forze sociali a livello europeo, ma che ci sia almeno un rischio che io inizio, come dire, che vedo sempre più forte, e in questi giorni secondo me alcune cose che sono successe lo confermano, l'idea che si normalizzi in qualche modo una risposta sul fatto che gli attori che finora hanno implementato le politiche di austerità in qualche modo hanno un problema di consenso, e quindi sono gli stessi attori che fino ad oggi hanno implementato le politiche di austerità che adesso iniziano a fare delle proposte che in qualche modo sembrano essere alternative, cioè vedi Renzi in Europa, vedi Draghi, cioè vedi Draghi, certo, che in qualche modo si è proposto fino adesso come un'alternativa politica, quindi attraverso anche le iniziative del quantitative easing, che non hanno, come dire, cambiato niente da un punto di vista di effettivo accesso, no, al, come dire, allo sviluppo, alle politiche pubbliche, ma che anzi hanno liberato delle risorse che sono servite a fare
movimenti a tasso zero a livello finanziario e che oggi ti dice noi dovremmo pensare a un quantitative easing per in qualche modo poter fare degli investimenti pubblici. Quindi il grosso certo. rischio è che ci sia un passaggio, no, tra chi implementava le politiche di austerity e chi che continuerà, come dire, a rimanere sulla scena europea cavalcandola in qualche modo o sul fronte dell'utilizzo nazionale, quindi vedi l'Inghilterra, vedi appunto Renzi in Italia, e che appunto queste forze in qualche modo si trasformino come quelle che adesso propongono in qualche modo delle pseudo alternative a quello che hanno certo. implementato fino ad oggi. Lo vediamo bene con Renzi. Luciana, tu hai visto l'Europa cambiare tantissimo nella tua storia, quindi trovo particolarmente prezioso una tua idea su questo momento che stiamo attraversando oggi. Ma questa Europa è pessima, è nata malissimo, non è vero che è nata da Ventotene, è nata come pezzo della guerra fredda, è basata tutta sul primo liberismo, è stata peggiorata dai trattati successivi che sono stati fatti. Oggi direi che è il modello avanzato, praticato, di un modello post-democratico molto pericoloso e di cui direi che ci sono molti allievi, compresi il nostro Renzi. Detto questo, io sono per l'Europa, e quando dico per l'Europa penso anche che il solo modo di essere per un'altra Europa è di farlo da dentro. Se molliamo saremo tutti sperduti come fuscelli nell'oceano della globalizzazione e non lo si rifarà più, non conteremo mai più niente. Perché sono per l'Europa? Credo che su questo dobbiamo riflettere. Perché con la globalizzazione è molto molto difficile recuperare a livello del globale istituzioni democratiche in grado di controllare quello che viene fatto. Possiamo forse riuscirci a livello di grandi regioni del mondo in cui forse è ancora possibile questo tipo di un controllo democratico. L'Europa è una di queste, e l'Europa ha anche una funzione particolare rispetto alle altre possibili macro regioni, perché l'Europa è nel bene e nel male il maggiore contenitore di lotte, di conflitti e di conquiste democratiche che ci siano state nella storia. Partire, tenere insieme questo è fondamentale, per questo sono per. Aggiungiamo un grado di difficoltà per proseguire il giro, perché sono tanti anni che parliamo della necessità di cambiare i trattati europei, sono tanti anni che parliamo della necessità di un'altra Europa basata su democrazia, giustizia sociale e via dicendo, però dobbiamo anche essere piuttosto realistici che tante persone non credono più nella nostra capacità di esercitare una trasformazione reale all'interno delle strutture di governo dell'Unione Europea. Quindi vorrei continuare questa discussione di quale terza via e quale ambizione poter recuperare per trasformare l'Unione Europea, ma anche tenendo a mente qual è la forza per farlo e qual è la credibilità che noi possiamo avere nel promuovere e proporre una visione radicalmente alternativa di Europa. A mio avviso oggi c'è un grande problema, che quella che è stata la strategia che ha tenuto in piedi la costruzione dell'Unione e tutto il processo complicato che ha visto sì sicuramente la presenza del neoliberismo, ma anche di altre famiglie politiche che si sono intrecciate, hanno creato quel ibrido che è l'Unione di oggi. Ebbene, in questo percorso è andato avanti tramite appunto degli sforzi che hanno visto una costante riforma dei trattati internazionali, no? Ebbene, oggi questa spinta alla riforma del contesto nazionale si è bloccata, o almeno si è bloccata in un senso. I trattati vengono riformati ormai soltanto, vediamo nel caso di Camerun, per diluire l'Europa esistente, non per portare avanti il processo di integrazione. Quindi quella strada momentaneamente sembra non percorribile, perché non c'è la volontà da parte dei governi nazionali, perché le forze politiche che hanno conquistato purtroppo lo spazio mediatico sono forze o nazionaliste o comunque sia moderatamente europeiste, o in ogni caso ipocritamente europeiste, per i discorsi che vengono fatti, e mi riferisco in particolare al governo italiano che un giorno va a Ventotene e il giorno dopo critica politica che lui stesso ha contribuito a fare e che tra l'altro altri paesi dal canto loro criticano in misura diversa, creando sostanzialmente uno scenario in cui ognuno dice la sua sul piano nazionale e nessuno cerca una soluzione comune, che invece era quello sostanzialmente l'unica radice che poteva restare di Ventotene all'interno di un processo di integrazione che non ha visto, come giustamente diceva prima Luciana Castellina, che non è nato affatto con Ventotene.
Quindi in questo scenario qui sono altre due le strade che si possono prendere, che sono da un lato la politicizzazione delle istituzioni esistenti, ovviamente, quindi fa scoppiare se possibile un conflitto tra le istituzioni, ad esempio tra Parlamento e Commissione, pensa a quello che avverrà o potrebbe avvenire sul TTIP, ad esempio, e dall'altro invece una battaglia fuori dal percorso delle istituzioni esistenti con dei nuovi movimenti transnazionali, e qui ovviamente uno potrebbe essere il movimento, forse almeno il movimento lanciato da Varoufakis, DiEM25. Sul plan B ho delle perplessità, ma magari ci torniamo dopo, secondo me. Lorenzo e Tommaso, vi posso inserire? Che va. Posso andare io? No, mi rilascio all'ultima cosa che veniva detta, perché pensavo, no, 10 anni fa quando ero all'università si parlava del processo di integrazione europea, dell'Unione Europea, e si diceva quello che manca è lo spazio pubblico europeo, no? State costruite le istituzioni, ma non c'è uno spazio pubblico, non c'è una centralità dei temi europei. Poi quello che abbiamo visto è che appena è emerso uno spazio pubblico europeo sono state messe in crisi le istituzioni, perché nel momento di massima salienza, di massima centralità dei temi europei, nel momento della crisi, nel momento in cui tutti parliamo di temi europei, eccetera, è il momento in cui cresce anche l'impopolarità delle istituzioni europee. E quindi quel lavoro di politicizzazione che veniva fatto prima è esattamente quello che sta mettendo in discussione in questo momento le istituzioni europee, e è assolutamente, dal mio punto di vista, una strada da portare avanti. È stata fatta passare per decenni l'idea che ciò che venisse dall'Europa era qualcosa di tecnico, erano delle misure diciamo di natura superiore, tecniche, che andavano a risolvere i problemi di arretratezza degli stati. Penso in particolare nel sud europeo, tutto quello che veniva dall'Europa era progresso in quanto tale, veniva spoliticizzato, quando è politico di fatto, perché nel contesto in cui la libertà di spostamento dei capitali, se un'azienda chiude in Italia per andare a riaprire in un altro paese europeo, è il libero mercato, il mercato comune, è l'istituzione europea. Ma se io vado in un altro paese europeo perché mi offre un livello di vita migliore, sono un turista del welfare, in quanto tale devo essere sanzionato dai vari governi, mi pare evidente che c'è una scelta da che parte sta. Allora il lavoro di politicizzazione del dibattito europeo, dei temi europei, delle istituzioni europee è una cosa sacrosanta. Certo, poi proprio ieri sera abbiamo visto l'accordo fra Cameron e il Consiglio europeo. Tommaso? Credo si debba anche fra noi parlare dei punti deboli, perché altrimenti non facciamo passi avanti, e guardare quali sono le debolezze oggettive. La diceva prima Luciana, ci sono state in Europa conflitti, lotte, anche forti anche in questi anni, specialmente penso alla Grecia, alla Spagna, al Portogallo, però c'è stata una debolezza enorme, cioè siamo stati assolutamente frammentati e non in grado di costruire un'agenda comune ai diversi livelli, qui accanto a una sindacalista. Purtroppo a livello europeo il sindacato non esiste, esiste formalmente, ma è un palazzo che sta a Bruxelles che non è riuscito mai a darsi, diciamo, una forza vera a livello europeo. Noi, diciamo, i movimenti sociali, ora io sono in un'istituzione, ma la mia storia è sempre stata nei movimenti, a partire dal Forum Sociale Europeo in avanti, abbiamo cercato più volte di dire occorre costruire un'agenda comune, delle campagne comuni transnazionali, e cercarci di stare a quel livello che, giustamente, dai nostri discorsi, no, dicevamo prima, è un livello ineludibile. Chiunque pensi oggi che si possa, come dire, combattere il capitale finanziario transnazionale rinchiudendosi in una dimensione nazionale sbaglia automaticamente, perché è evidente che oggi il conflitto capitale-lavoro, capitale-natura, capitale-beni comuni ha assunto quella dimensione, il capitale finanziario si muove sempre più velocemente su quella dimensione, quindi ogni tentativo di ridurre quella dimensione allo Stato nazionale introduce una debolezza per il lavoro, per la natura, per i beni comuni, non certo, diciamo, per il capitale finanziario. Quindi è evidente che noi lo spazio europeo oggi lo dobbiamo utilizzare, perché è l'unico nel quale possiamo insieme
incidere sul livello che serve, fare le tante proposte che sappiamo. E, come dire, se andiamo a risalire anche al Forum Sociale Europeo del 2002, ma facevamo analisi e proposte che se si fossero tradotte in politiche allora ci avrebbero impedito di precipitare nella crisi economica, finanziaria e ecologica nella quale siamo precipitati. Allora dicevamo bisogna ridurre la finanza, tassare le transazioni finanziarie internazionali, riformare la Banca Centrale Europea, renderla prestatrice di ultima istanza e mettere le politiche al lavoro al centro, avere diciamo standard sociali minimi, a me non piace questa parola, io preferisco dire essenziali, cioè diritti sociali, un livello essenziale di diritti sociali, armonizzazione fiscale, cioè nel corso del tempo, siamo arrivati a Firenze 10 più 10, al Alter Summit, oggi l'appuntamento di Madrid, i tentativi sono stati questi della ricomposizione, la vera domanda è perché non sta funzionando e perché dall'altra parte, e chiudo, dato che qua siamo diciamo in un processo di fondazione la politica è insufficiente su questo e oggi nasce diciamo un processo politico che vede lateralmente il tema europeo, non nasce immediatamente transnazionale, questo è un seminario laterale, non so come dire, e questo credo sia un problema di cultura politica che dobbiamo affrontare. Ma mi collego, scusa, ti passo avanti per dire, perché voglio collegarmi direttamente a quello che diceva Tommaso. Io credo che non basta dire movimenti, agenda, lotte. Quello che non c'è è il soggetto, il popolo europeo. E noi abbiamo subito, questo credo che dobbiamo farci anche l'autocritica, una visione dell'Europa che ha espunto il popolo dal suo assetto e l'ha tradotto in cittadini, teorizzato anche Ulrich Beck e così via, no? L'Europa dei cittadini. L'Europa dei cittadini vuol dire non avere più il soggetto, perché il soggetto è collettivo, è conte, è protagonista, e sappiamo anche nella nostra politica nazionale, per questo stiamo. E questo non è stato fatto. È difficilissimo farlo, perché i popoli europei sono molto diversi gli uni dagli altri. Ma c'è un problema culturale, un problema sociale, la costruzione dei famosi corpi intermedi. Io credo che anche la nostra accentuazione sui diritti ha in qualche modo nascosto il problema che i cittadini sono individui e per cambiare, per contare, devi essere un soggetto collettivo. Credo che un po' meno richiesta di diritti e un po' più richiesta di potere deliberativo, che viene solo da un soggetto collettivo, sia necessario in Europa, se no non andiamo da nessuna parte. Guarda, nella stessa direzione la cosa che volevo, cioè che dicevo, perché tu nell'introduzione dicevi no, un soggetto politico che non può che non confrontarsi con la necessità di uno spazio europeo. Io credo che l'altro aspetto con cui è necessario confrontarsi, che va anche nella direzione come di delle difficoltà che attraversiamo, è quella della partecipazione, perché al di là della costituzione di un soggetto che, per amor del cielo, di sinistra, su cui come dire, credo che tutti convergiamo, no, nella sensibilità, ma il tema è la partecipazione e l'agenda anche la maggioritaria, nel senso che le istituzioni, cioè il problema di per sé non sono le istituzioni sono un prodotto di un equilibrio, cioè noi stiamo discutendo della mancanza di democrazia, la democrazia era quel punto di equilibrio che si era trovato tra gli interessi del capitale e la lotta della classe operaia, cioè era quella capacità di dare accesso alle istituzioni democraticamente alle persone. Magari ripartendo con Tommaso, perché un popolo si costruisce anche attraverso la sua mobilitazione, quello che abbiamo visto anche in Spagna o in Grecia è che si costruisce popolo attraverso pratica politica con una visione maggioritaria, con parole nuove, con facce nuove. Un popolo spesso non è preesistente alla sua propria mobilitazione. A livello europeo questo si scontra però con la tragica incapacità dei motori che dovrebbero portare un sommovimento o un movimento europeo di funzionare, che siano motori partitici, sindacali o anche di movimento e di associazionismo. Noi scontiamo in questi anni una tragica incapacità di costruire forme di aggregazione transnazionale che non replichino all'interno della Confederazione Europea dei Sindacati o della Confederazione dei vari partiti di sinistra europei gli stessi veti incrociati che vediamo essere paralizzanti nel contesto del Consiglio Europeo, in cui ciascun partito politico all'interno della UE mantiene la sua autonomia nazionale, ma tutti assieme mantengono la propria tragica impotenza di incidere sui processi reali. Quindi, per poi arrivare anche a quella che vorrei essere la discussione di chiusura su come il nuovo soggetto che si va a iniziare oggi dovrebbe articolarsi su questa questione, e come vediamo la possibilità e quali sono secondo noi alcuni punti cardine della ricomposizione a livello europeo delle forme di aggregazione, quello che si chiamerebbero un tempo i corpi intermedi, che siano sindacati o partiti o associazioni? Allora,
è un discorso, quello che tu fai, appunto, molto articolato, che si lega a quello che diceva prima, appunto, anche Luciana Castellina riguardo al popolo, i due temi sono legati. Il popolo è per definizione, come ci ha insegnato ad esempio Piero San Vallone, un soggetto introvabile, cioè un soggetto che ha bisogno di essere rappresentato, di trovare un qualcosa, una forma, no? Di prendere forma e di agire appunto come soggetto collettivo. Ora, questo è quello che oggi non si riesce a fare, ed è purtroppo è anche un tipo di finalità che neanche viene, si propone la sinistra molto spesso. E questo lo si vede chiaramente quando si legge, ad esempio, il manifesto del Plan B, per esempio, dove si parla ancora di internazionale. Ora, l'internazionale è per Costituzione un qualcosa di diverso da un processo di costituzione di un unico soggetto, perché riunisce tante anime e si fonda sulla sovranità di queste anime. E la storia del Novecento, se ci può insegnare qualcosa, è che questi esperimenti molto spesso vanno a finire male. Penso alla fine della Seconda Internazionale, per esempio, lo scoppio della guerra mondiale. Oppure penso al fatto che appunto i partiti di sinistra a livello europeo oggi siano drammaticamente divisi tra le loro componenti, che si cerchi sempre, perché poi cosa accade? Quando c'è questa divisione, ovviamente la componente nazionale che ha più visibilità o più forza cerca di imporsi sulle altre, e quindi di fatto quella che è una confederazione di partiti diventa una sorta di ombrello gerarchico, no? In cui si segue il leader mediatico magari di turno. E tutto questo non porta assolutamente da nessuna parte. Come quindi, si supera quindi dall'internazionale al transnazionale? Come si fa questo passaggio, Luciano? Ma io sono una grande estimatrice della Corte Costituzionale di Karlsruhe tedesca, perché quando ho decretato più volte che tutti i trattati dell'Europa erano incostituzionali perché non democratici, e l'accento l'ha messo sul fatto che non era democratica l'Europa perché mancavano i corpi intermedi, per l'appunto i sindacati, le ONG, i giornali, il MED, tutto, cioè tutto quello che fa una democrazia, che c'è fra il cittadino e le istituzioni, c'è una corposità di cose, no? Cultura e così via. Bene, io credo che questo sia quello che noi dobbiamo fare. Abbiamo bisogno non soltanto, hai capito, di costruire. Dobbiamo fare il partito, per arrivare all'altro argomento, perché il partito è un soggetto collettivo che quindi, come dire, è la forma, l'anima, è quello che contribuisce a creare in qualche modo un po'. Ma se poi questo partito non c'ha intorno i corpi intermedi, la democrazia organizzata a livello europeo, non andiamo da nessuna parte. Io credo che per esempio si sia fatto di più in Europa per costruire questo popolo, il movimento pacifista degli anni Ottanta, perché a differenza, se vuoi, dei forum sociali, ha coinvolto grandi masse e ha consolidato degli organismi e una cultura. E quindi in qualche modo parzialmente, ma quello è stato il momento, uno scambio di cultura politica c'è stato a livello di massa. No, io proprio due cose su questo. La prima, proprio dal punto di vista dei temi, se si vuole dare sostanza alla lotta contro l'austerità e alla lotta per la democratizzazione dell'Europa, bisogna uscire dallo schema mentale per cui nei contesti europei, perché poi ci sono i contesti nazionali in cui si parla dei temi e poi ci sono i contesti europei in cui si parla di Europa. Questo è il problema. Io vorrei un contesto europeo in cui si parla dei temi e un contesto europeo in cui non si fa la battaglia o modellandola in una relazione di dipendenza delle istituzioni europee o con come antagoniste le istituzioni europee, ma in cui coordiniamo a livello europeo, costruiamo a livello europeo i temi su cui diamo battaglia anche a livello nazionale. E la seconda cosa è quella del soggetto di cui si parlava ora. È evidente che il superamento della confederalità e la possibilità invece di avere un soggetto che sia direttamente europeo, che nasca come europeo, è fondamentale. È vero che questo serve un meccanismo di adesione individuale, sicuramente, no? Però questo ci ha provato la sinistra europea, ci si è provato tante volte. E ci arriviamo lì a questo punto più direttamente su come si costruisce un soggetto già multilevel. Io aggiungo l'esperienza anche che magari porti dei forum sociali europei. Dei forum sociali, no, perché il tema della costruzione del demos europeo è
equivoco, ambiguo, c'è molta ambiguità, lo so. Partiamo anche da cose anche semplici che però vanno evocate, cioè per esempio l'esistenza delle barriere linguistiche. Allora, chi ha fatto in questi anni esperienza di movimento transnazionale sa che questo, come dire, banalmente è un primo elemento. C'è il tema della mancanza... La prima rivendicazione che dovremmo avere è per avere dalla Commissione Europea i finanziamenti per le traduzioni gratuite. Per le traduzioni gratuite. Hai capito? Un Babel come ce l'abbiamo avuta noi forum, finanziato, l'unico modo di fare l'Europa. Ma, che la, Luciana, spesso mi ricordo, ne hai parlato, in passato non se ne è parlato, quantomeno la mancanza per esempio di una TV europea o di un sistema... coordinato, se ci pensi è strano. Banale, allora questo. Voglio dire, quando affronti il tema del demos lo devi vedere da tanti lati, anche da lati per così dire più banali, però noi abbiamo iniziato a costruirlo in varie fasi. Io sono convinto che i movimenti a cui faceva riferimento Luciana prima, il Forum Sociale Europeo del 2002, le grandi manifestazioni per la pace e il popolo europeo in piazza sulla pace, sono stati momenti di costruzione del demos europeo. Ma io cito anche un'altra questione, dato che come dicevo anche prima, concordo su Lorenzo, cioè il punto delle campagne transnazionali, secondo me, di un'agenda comune coordinata, di campagne comuni su temi da fare in Europa, è, se vogliamo, il punto. L'iniziativa ai cittadini europei sull'acqua, quella che ha raccolto 2 milioni di firme ed è la prima arrivata sul tavolo della Commissione Europea, è stato un germe, un piccolo, e lì c'è stato un buon lavoro fra i sindacati, in particolare la funzione pubblica, diciamo, europea, e i movimenti. È stato un piccolo germe di ciò che potrebbe essere. È nato sulla spinta del referendum italiano sull'acqua, ha allargato sulla dimensione europea. Ora, se noi fossimo capaci di farlo su reddito minimo, salario minimo, standard di diritti, cioè di mettere insieme un insieme di campagne su temi, su quella dimensione che mette insieme movimenti, sindacati, faremmo un passo enorme avanti. Io, diciamo così, lo dobbiamo costruire il demo, se lo dobbiamo costruire attraverso questi passi, e questo è un lato, diciamo, della questione. Ti fermo l'altro... là, però altrimenti dici tutto quello che vuole dire Valentina. Ah no, ma allora... ha letto la punta, allora... d'accordo. Allora, meglio che... No, sottoscrivo, perché appunto citavi il salario, il reddito, cioè nel senso, perché noi ci siamo incontrati a Berlino? Non perché c'era Varoufakis, ma perché la FIOM era là in una discussione in un'assemblea più larga che era quella di Blockupy, con la quale era stata in piazza sotto la banca centrale a marzo dello scorso anno, perché il tema è quello dell'apertura di questi soggetti, delle coalizioni a livello europeo, che sono tanto necessarie tra i partiti quanto sono necessarie in realtà tra movimenti e sindacati, perché appunto un tema come può essere stato quello, la campagna sull'acqua, automaticamente si ripropone sul TTIP, su cui da un punto di vista di alleanze interne in Italia siamo magari un po' in ritardo, ma che in Germania ha portato 250.000 persone in piazza con Ligmetall e movimenti tedeschi, che è la prima volta dopo anni in cui Blockupy piuttosto che Ligmetall ridiscutono e provano a trovare delle sinergie. Noi, che so, abbiamo il congresso adesso, che potrebbe essere un dibattito totalmente interno, ma sul quale abbiamo avanzato come FIOM, potrebbe, come dire, anche essere strano, no? Che un sindacato ad avanzare un emendamento sulla necessità di un reddito minimo europeo, e è lo stesso motivo per cui interloquivamo in Italia su questo, ma interloquivamo anche a Berlino con Blockupy, perché tu devi creare appunto delle convergenze, delle aperture su questi temi. Se posso su questo, il tema quello del reddito minimo garantito, reddito essenziale, per l'espressione forse più bella, è un tema in realtà scivoloso. Mi spiego perché. È un tema scivoloso perché tante realtà europee oggi già ce l'hanno, e ce ne sono alcune che non lo hanno. Noi, ad esempio, qui c'è, io ho un libro che adoro, che ha scritto Giovanni Perazzoli, appunto, Contro la miseria, dove lui appunto si scaglia contro questo sistema italiano, che sinceramente è aberrante e crea di per sé, per noi italiani, una condizione di inferiorità dal punto di vista della tutela sociale rispetto agli altri paesi d'Europa, che non ci permette poi di dialogare alla pari o trovare magari punti di contatto con loro, dove il dibattito è altro, è diverso rispetto a quello che avviene qui, dove non esistono queste forme, purtroppo. Quindi lì una battaglia da fare, semmai, qua, è da rivolgersi alla sinistra italiana, è di svegliarsi su questo tema ancora di più e di insistere su questo, cercare anche alleanze trasversali, ma portare a casa questo risultato, cosa che purtroppo, vista la condizione politica, difficilmente avverrà adesso, ma questo è un punto strategico per poi cambiare anche il quadro europeo e andare poi a trovare un accordo magari su una tutela comune, ma partendo da una base minima di parità, altrimenti c'è una difformità tale del contesto su questo tema specifico
che ci rende difficile, credo, trovare un accordo su questo tema. Oddio, non ce n'è uno su cui non c'è disparità, perché se vedi sul sì, salario... Sì, certo, 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 certamente, ma questo è particolarmente, da punto di vista, credo sia particolarmente alto. Invece un tema su cui si può fare, secondo me, battaglia, cioè quello sugli standard di democraticità. Uso questa brutta espressione anglofona, ci sono paesi europei che stanno scivolando sostanzialmente nell'autoritarismo. Uno è l'Ungheria, l'altro purtroppo è la Polonia, e non si sa poi cosa accadrà in futuro. Se si crea un nuovo modello autoritario tollerato dalle istituzioni dell'UE, diventa un dramma per tutti. Ora, io vorrei arrivare a una domanda finale, mettendola un po' così. Ci sono degli elementi nella sinistra europea, li abbiamo visti nel piano B a Parigi, hanno dei nomi, Oscar Lafontaine, Jean-Luc Mélenchon, ci sono anche dei no euro alla matriciana nostrani, anche all'interno della sinistra italiana, che fanno un discorso sull'impossibilità di trasformare le strutture dell'Unione Europea e quindi la necessità di andare a recuperare della sovranità a livello statuale, a livello nazionale. A me quello sembra un discorso di una parte politica perdente che, vista la sua incapacità di costruire egemonia e potere a livello nazionale, deve gettare la propria incapacità su un nemico esterno, che è l'Unione Europea, che rende impossibile l'implementazione di certe politiche, mentre queste politiche vengono rese impossibile dalla condizione di assoluta minoranza della sinistra in paesi, ad esempio, quali la Germania o la Francia. Quindi forse c'è una questione di recuperare l'ambizione di costruire potere per trasformare tanto il livello nazionale quanto il livello europeo. Quindi la mia domanda, con cui vorrei fare un ultimo giro di chiusura: come si costruisce una forza politica oggi che sia in grado di lottare politicamente tanto a livello locale e nazionale quanto a livello europeo? Quali sono i codici del DNA di un nuovo soggetto, un nuovo partito politico che sia in grado di adoperarsi già in un'ottica multilivello come è quella dell'Europa di oggi? Quindi, per dirla anche con una battuta, che cosa suggerireste a chi sta imbarcandosi nella costruzione di un nuovo soggetto politico che si potrà chiamare sinistra italiana, ma dovrà essere una sinistra europea per riuscire a cambiare le cose in questo continente? Va, rispondo io, perché la domanda è così difficile, è giusto che rispondo alla più vecchia, voglio dire, la domanda è due cose, prima su Lafontaine, Mélenchon e così via. È una pura illusione che dipenda la dipendenza, la mancanza di sovranità a livello nazionale dipenda dall'esistenza dell'Unione Europea, dipende dalla globalizzazione, anzi l'Unione Europea con tutti i suoi difetti è in qualche modo un modo per condizionarla. Quindi te l'immagini tu la Grecia nell'oceano da sola a nuotare, figurati, si riconquisterà la sovranità sui vigili urbani, insomma, poi basta. E quindi questo è bene toglierselo dalle menti. La seconda cosa, la domanda è una domanda che non c'è una formula. Credo che è bene che la sinistra capisca che, se è vero che non si fa più la rivoluzione prendendo la palazzo d'inverno, come si faceva un tempo, non si fa neppure conquistando un governo. Bisogna che questo ce l'abbiamo chiaro, no? E che si tratta di un processo di egemonia e di ricostruzione su questa egemonia di rapporti di forza che ti consente un conflitto che poi ti porta a ottenere qualche cosa. Questo lo stiamo un po' smarrendo. Certo che in Grecia, anche se Tsipras pigliava invece che del 51% pigliava il 60%, non avrebbe granché cambiato le cose finché tu non hai, e non hai in Grecia, una egemonia reale che ti consenta di reggere l'urto di un conflitto. Non c'è una formula, bisogna, credo, avere un po' chiaro questo, mi pare. Tutti. No, assolutamente condivisibile, credo. E il punto strategico è quello della battaglia culturale, cioè tornare a fare, paradossalmente, anche appunto politica culturale nel miglior senso del termine, non nel senso peggiore, insomma, ma una politica culturale ben fatta, con nuovi strumenti, magari, che parli simultaneamente a più contesti nazionali, utilizzando appunto traduzioni quando possibile, anche usando strumenti, perché no, nel piccolo, come Talk Real, cercare di aprire il dibattito questo e di spostare pian piano pezzi dell'opinione pubblica. Sarà un lavoro lento, sarà un lavoro sicuramente difficile, ma la grande sfida passa da questo, perché se non avviene questo si è perdenti, credo, automaticamente.
Lorenzo, ti chiederei, in quanto anche parte di questo processo di costituzione di, una, di un nuovo partito di sinistra italiano? Io credo che sia evidente che un soggetto politico, ripeto, che non sia primariamente europeo, in questo contesto significherebbe interiorizzare già la sconfitta. E lo dico non perché la prospettiva del Plan B, la prospettiva di Mélenchon, La Fontaine, eccetera, che non condivido, sia da liquidare, perché non la condivido, perché ritengo che lo spazio politico europeo sia l'unico che può garantirci una forza espansiva, una capacità di crescita, eccetera, ma è evidente che non dobbiamo ergerci a difensori delle istituzioni europee che noi stessi contestiamo. È evidente che si tratta anche di agire l'Europa contro le istituzioni europee. Il punto per me è che, a prescindere da quella che può essere la scelta politica contingente, e paradossalmente anche per fare quello che vogliono fare loro, anche per uscire dall'euro, servirebbe una forza politica europea. Okay? Allora, per me la priorità è esattamente questa, quella che ci sia qualcosa che nasce come europeo e che si articola sui territori, che non significa che debba partire a schiacciasassi su quello che esiste, che non debba tener conto del fatto che un popolo europeo, come ce lo siamo detti, non è un dato, ma è un processo da costruire, eccetera. Però questo per me è la sfida, ripeto, è una sfida che è stata lanciata col forum sociale, è stata lanciata con la sinistra europea, ora c'è la proposta del DM25, vediamo quale sarà la forma definitiva che avrà. Però l'obiettivo è esattamente questo, quello di un soggetto comune europeo. E qui veramente l'ultima cosa: europeo non significa dell'Unione Europea, europeo significa dell'Europa, perché l'identificazione fra l'Europa e l'Unione Europea è il più grande regalo che noi possiamo fare ai nostri avversari che da una parte e dall'altra sono nazionalisti, perché guardate, gli anti-euro sono nazionalisti, ma in questo momento a me faceva ridere quando nei giorni del referendum greco si diceva: ora con la sconfitta di Tsipras si aprirà lo spazio perché in molti paesi europei vadano al governo dei nazionalisti di destra. A me risulta che dei nazionalisti di destra siano al governo della Germania in questo momento, e che la Germania porti avanti una politica fortemente nazionalista e anti-europea. Allora, se l'obiettivo è il nazionalismo, il nazionalismo, anche e soprattutto quello tedesco, è evidente che una forza comune di livello europeo è il dato necessario per stare all'altezza della sfida. Tommaso, mettiamo assieme, sì, la tua esperienza europea con l'esperienza ibrida anche di Sì, sinistra. Questo è interessante. Sì, infatti. Io faccio un accenno soltanto al tema euro-mediterraneo. Secondo me è un tema essenziale, primo punto. Seconda premessa, dato che stiamo addemolendo i neosovranisti, aggiungo anche una cosa, cioè una balla che viene raccontata. Cioè, è evidente che c'è una responsabilità, anzi io direi la responsabilità, che è quella dei governi, non di tutti i governi, ma diciamo di una buona parte dei governi, la Germania in primis, nella costruzione di questa Europa. Cioè, ci si nasconde dietro le responsabilità della tecnocrazia, ma di fatto chi sta gestendo i giochi, cioè chi sta dando forma alle scelte di questa Europa, chi ha voluto il fiscal compact, gli esecutivi, sono i governi, e che naturalmente utilizzano anche, diciamo, come dire, hanno il potere ma si vogliono liberare delle responsabilità. Questo è un tema, secondo me, che va tenuto ben presente quando ragioniamo del quadro. E arriviamo anche al da farsi. Io lo dico in maniera molto, come dire, brutale. Secondo me noi dovremmo oggi aprire, dei processi politici, nazionali, che sono la sezione nazionale di un progetto europeo. Cioè, questo è quello che noi dovremmo fare. Un processo che nasce ora come questo dovrebbe essere la sezione italiana, diciamo, di un progetto di tipo europeo. Io non credo ci sia nessuna altra strada che cercare di procedere in quella direzione, e dovrebbe essere semplice, proprio perché quegli appuntamenti che abbiamo richiamato finora, a cui peraltro molti che stanno a questo tavolo erano presenti, a partire dal Forum Sociale Europeo, al Terzo Summit, eccetera, c'erano fin dal 2002 tutti i soggetti. Oggi stanno costruendo una nuova sinistra in Europa, perché che Tsipras o Iglesias fossero col sacco a pelo
a Firenze a dormire all'ippodromo. Lo sappiamo tutti, cioè, è lì che è nata, no? È lì che è nata anche quella che oggi è le nuove facce, la nuova classe dirigente di questa sinistra che ragiona su questa dimensione europea. Noi in Italia paradossalmente siamo rimasti indietro, ma è possibile che veniamo tutti da, esattamente da un processo europeo e poi siamo tornati e non siamo ora in grado, diciamo, di riprendere quella che era l'ispirazione originaria? Io credo che questo sia il vero nodo, il vero punto. È chiaro che la soluzione, come dire, semplice non ce l'ha nessuno, però non possiamo neppure rimanere in questa ridicola situazione in cui abbiamo un partito della sinistra europea, va bene, che sostanzialmente è etereo, accanto c'è il GUE-NGL, quindi abbiamo il GUE-NGL accanto al partito della sinistra europea, all'interno di queste riunioni sostanzialmente non si riesce mai a definire una strategia perché sono solo partiti nazionali che, come dire, a freddo si trovano dentro una stanza, quindi senza poi nessuna diciamo efficacia, anzi chi frequenta un po' il Parlamento europeo sa benissimo, e chiudo, che diciamo spesso i parlamentari hanno più relazioni con i parlamentari delle altre famiglie politiche del proprio paese che non all'interno del GUE-NGL. Allora è chiaro che questa situazione non può andare avanti, però anche serve un passo, è anche il sindacato. Io una battuta di Tommaso perché poi vorrei chiudere con Valentina. Velocemente, su questa cosa dei governi, tu hai assolutamente ragione, è una cosa che molto spesso sfugge all'opinione pubblica, cioè si accusano istituzioni molto spesso transnazionali che agiscono però molto spesso o d'accordo con i governi o molto spesso su mandato dei governi stessi. E quando si dice i governi, questo non significa che tutti i governi siano uguali. Ovviamente quando i governi decidono nel Consiglio europeo, alcuni governi prevalgono su degli altri. Ed è la vecchia logica del confederalismo, purtroppo, che denunciava Spinelli. Spinelli, in una rivista che pochi hanno letto, si chiama Popolo Europeo, guardate un po' questo tema, torna, negli anni 60 diceva, guardate bene che se si creasse un'unione confederale, all'epoca si discuteva il progetto di De Gaulle, no? Di un'Europa appunto di stampo confederale in cui la Francia sarebbe stata ovviamente il primus inter pares. Se si crea un'Europa confederale si crea automaticamente una gerarchia tra i governi nazionali ed è quello che viviamo oggi. Noi ci viviamo una gerarchia all'interno di un sistema intergovernativo, confederale, chiamatelo come volete, un sistema basato sul primato dei governi, e questo significa anche che i governi esercitano un potere di questo tipo non solo all'esterno ma all'interno, cioè esautorano i parlamenti nazionali per quanto riguarda lo spazio nazionale ed europeo per quanto riguarda lo spazio europeo. Quindi c'è una deformazione dello spazio politico della democrazia liberale. I governi sono l'esecutivo, non sono dei parlamenti, oltre l'altro. Quindi è evidente che non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, no. 30 secondi. Valentina. Vado? Vai. Innanzitutto una battuta su cosa deve fare, come dire, no, una forza politica nascente, me l'ha già chiesto TG3 fuori, io sono scappata. Tanto forza politica non la devo fare perché ho già l'onere di aver fatto il sindacato, per cui... Attenzione che te la direggo su come ricostruire il sindacato a livello europeo. Ecco, esatto. No, e penso che però la cosa sia la stessa. E ha due, come dire, non sono in antagonismo, però da una parte una qualsiasi organizzazione che sia, no? Politica nel senso sociale, politica nel senso partitica, hanno l'obiettivo che è quello in qualche modo di costruire potere, cioè che dia rappresentanza in qualche modo. Quindi il tema è, noi, per dirti, farti un esempio, abbiamo fatto un'indagine interna su tutti i gruppi di dirigenti della FIOM di tutta Italia, quindi direttivi, esecutivo, no? Abbiamo intervistato tutti, quello che emerge è che indipendentemente, no, dalla partecipazione al voto i lavoratori non si sentono più rappresentati da nessuno, quindi il tema qual è? Quella della costruzione, in qualche modo del riannodare, no, nodi, alleanze tra le persone e ricreare in qualche modo, come dire, contro una torsione elitaria della politica, cercare, no, di riavvivare la partecipazione da un lato, che quindi è un compito mio come sindacato, come un compito politico, però facendo come? In qualche modo parlando ai bisogni delle persone e rimettendole insieme. Quindi creando delle alleanze. Cioè io penso che il tema delle alleanze sia un tema dirimente, perché adesso veniva rievocata la Grecia. Il problema non è se andare al governo nazionale ti porta al potere. Il problema, io non credo che nessuno avesse, questa cosa la dicevo direttamente anche a Varoufakis a Berlino, cioè il tema non è se la Grecia da sola, partendo da Atene, poteva riformare l'Europa. E la grossa lacuna di quell'esperienza è che non si sono attivate le alleanze europee, cioè dove ha perso il resto dell'Europa, non dove ha perso il governo greco. E tuttora, mentre sono sotto attacco, in cui c'è il Fondo Monetario Internazionale, la Commissione Europea
e la BCE che ti dicono che nel sistema di riforma complessivo della Grecia è incompatibile la contrattazione collettiva. Il tema non è se la Grecia riesce a difendersi nel momento in cui col sindacato contro che gli blocca le strade, no? E il tema è il resto del sindacato europeo riesce a assumere su di sé, come dire, no, l'urgenza di dover rimettere la necessità della contrattazione collettiva, il diritto delle persone a contrattare le proprie condizioni nei posti di lavoro, cioè riusciamo a rimettere in capo alle persone la facoltà di poter decidere come lavoro, quanto mi devi pagare per come lavoro, cioè, quindi il tema è l'alleanza, la partecipazione, l'alleanza e come questa cosa costruisce poi un contropotere che, perché con rispetto a quello che dicevo prima, disegni delle istituzioni diverse. Perché non è che sono date in natura, cioè tu devi avere devi poter organizzare un potere che in qualche modo disegni qualcosa che dia un'immagine diversa, no? Che la capacità di avere un piano alternativo immaginario, no? In qualche modo, no? Anche un romanticismo alternativo a cui in qualche modo, no? Politicamente e sindacalmente ambiamo, cioè dobbiamo avere un immaginario prima di tutto che vogliamo costruire insieme, quindi è questo. Un romanticismo alternativo anche per recuperare sovranità. In maniera forse poco intuitiva, questa è la parola con cui vorrei chiudere questa discussione. La sovranità che appartiene al popolo va recuperata, recuperarla non significa costruire velleitarie uscite nazionali, ricostruirla significa costruire potere a livello locale e a livello nazionale per agire su tutte quelle tematiche che sono ancora agibili a livello locale e a livello nazionale. Noi abbiamo nella violazione del referendum sui beni comuni uno degli esempi più palesi di una violazione da parte di un governo nazionale della volontà, quindi della sovranità di un popolo. Sovranità a livello europeo significa agire e costruire questo ambizioso romanticismo a cui accennava Valentina su tutti quei temi che invece a livello nazionale, a livello locale non sono più agibili. I grandi temi ambientali, i grandi temi delle ineguaglianze, lo scandalo di 62 uomini che controllano la metà della ricchezza globale, i grandi temi della giustizia fiscale, dell'evasione delle multinazionali, i temi dei trattati commerciali, della sostenibilità ambientale, della costruzione di un nuovo modello di sviluppo e attraverso trattati commerciali la generalizzazione di un nuovo modello di sviluppo a livello internazionale. Quindi costruire potere è per me l'unica maniera di recuperare sovranità per trasformare il nostro paese, le nostre città e il nostro continente in un posto, in ultima istanza, in cui sia più bello vivere, in cui sia più piacevole vivere, in cui si possa tornare a sentirsi parte di un orizzonte, di una visione di futuro. Per farlo è anche necessario immaginare degli spazi di discussione transnazionale, un tema che è uscito più volte durante la nostra discussione. Uno di questi spazi è esattamente Talk Real, in cui adesso siete qui seduti. Negli ultimi mesi abbiamo organizzato dibattiti di questo tipo a Roma, ovviamente, a Madrid, ad Atene, a Vienna, a Berlino, fra due settimane a Londra. Questa iniziativa seguirà, per cui chiediamo anche, insomma, a tutti quanti quelli che ci stanno guardando da casa di seguirci facendo click qua sotto su subscribe nel canale YouTube e di essere parte di questa esperienza e del suo sviluppo nei prossimi mesi. Grazie tantissimo a tutti voi per la partecipazione e per questa discussione. Grazie a voi.